folla, folla, folla in farmacia. Rosalia, preparatemi un bagno. Oh, le rose rosse. Grazie, Domenico. Che profumino. Ho un po' d'appetito. Ho trovato la canfora e l'adrenalina. Ossigeno, niente. Pensavo, se... Mio Dio, non vorrei dirla la parola, ma ormai... Se muore stanotte... Io domattina parto di buon'ora. Ho trovato un posto nella macchina di una mia amica, qui darei più fastidio che altro. A Bologna, invece, ho certe cosette da fare e tanti affarucci da mettere a posto. Tornerò fra 10 giorni. Verrò a trovarvi, Domenico. E come sta? Sempre in agonia? Ma il prete è venuto! Il prete è venuto, levati il camice! Come? Levati il camice! Levatevi questo! Posalo sulla sedia. Mettetelo sulla spalliera della sedia. Il prete è venuto, ha visto che agonizzavo e ha consigliato a don Domenico Soriano di perfezionare il vincolo in estremità. Posa la rosa. Posate la rosa. E don Domenico l'ha trovato giusto perché ha pensato, è giusto, questa povera disgraziata sta vicino a me da 25 anni e tante altre conseguenze, sconseguenze che non abbiamo il dovere di spiegarvi. È venuto vicino al letto e ci siamo sposati. Con due testimoni e la benedizione del sacerdote. Saranno i matrimoni che fanno stare bene. Il fatto è che mi sono sentita subito meglio. Mi sono alzata e abbiamo rimandato la morte. Già che poi... Dove non ci sono infermi, non ci possono essere infermieri e le schifezze, le porcherie davanti a una che sta morendo, perché lo sapevi che stavo morendo? Le vai a fare a casa di tua sorella. Andatevene con i pieducci vostri e trovatemene un'altra di casa, no questa. Va bene. E se vi volete trovare veramente bene, dovete andare dove stavo io. E dove? Te lo fai spiegare da don Domenico, che quelle case le frequentava e le frequenta ancora. Andate! Grazie. Non c'è di che. Buonanotte. Buonanotte. Signor, e io che devo fare? Mo ci vado io. Avvocato Nocella. Piacere, avvocato. Entrate, entrate tranquillamente, Diana. Questa è casa mia. No, caro Domenico. Dopo la scenata di ieri non intendo assolutamente di ritrovarmi faccia a faccia con quella... donna. Diana, non mi mortificate. Prego, entrate. Non dovete avere paura. Paura io? Ma neanche per sogno. Non voglio giungere a degli eccessi. Non è il caso. Ci sono io qua. Ieri sera pure c'era lei, Domenico. Eh sì, è stato così all'improvviso, ero frastornato. Ma vi assicuro che non dovete assolutamente temere niente. Avvocato, prego, sì. Accomodatevi, entrate pure. Dov'è? Ma per favore, Diana, non vi preoccupate. Vi prego, non pensatela nemmeno. Non date l'importanza. Non c'è in casa, va bene? Prego, accomodatevi. Dunque. Io abito nella pensione dove abita la signorina. E là ci siamo conosciuti tempo fa. L'avvocato può dire chi sono e che vita faccio. Ci vediamo la sera a tavola. Io poi in pensione ci sto raramente. Tribunale, clienti e di solito non mi interesso. Scusi, Domenico. Prego. Preferisco sedere al posto suo. Ha difficoltà? Ma le pare. Addirittura. Insomma, via. E proprio ieri sera a tavola
raccontai il caso suo e di Filomena. Ah, già. Ci facemmo un sacco di risate. Oh, no, no. Io non ne risi per niente. La signorina si trovava qui perché la feci fingere infermiera. Mi fece fingere? Ma neanche per sogno. Sono infermiera, e come? Con tanto di diploma. Non glielo mai detto, Domenico? Beh, no, veramente no. Beh, in fondo, perché avrei dovuto dirglielo? Disse il suo stato d'animo e la sua preoccupazione di dover rimanere legato ad una donna senza averne avuto mai il minimo desiderio. E l'avvocato mi spiegò esaurientemente... Beh, forse è meglio che ci spostiamo nel mio studio, parliamo con più calma. Hanno suonato anche il campanello. Sì, forse è meglio. Sì. Prego, avvocato, accomodatevi. Grazie, mi scusi. Ci sono novità? Sentirai. Sei pallituccio. Ho fatto la nottata. Oh, mi dispiace. Vieni. Accomodatevi. Grazie. Se vi volete sedere, non so se donna Filomena esce subito. Sì, grazie, mi seguo volentieri. Entrate.